nelle istituzioni, e non utilizzo questo termine in senso positivo, insomma, no? Il servo delle istituzioni, poi servo pure peggio ancora, se servo delle istituzioni, cioè, ma in queste istituzioni, diciamo, totalizzanti, utilizziamo questo termine, per appunto è il meccanismo che è violento. Poi non è detto che questa violenza debba arrivare a dei livelli astronomici, insomma, basta il primo passo, anzi a volte serve solo quello, no? E questa violenza, come dire, vista da lontano, ho vista quando ancora piccola piccola, è anche buffa. Allora vado in un carcere per la presentazione di un libro, pro patria per appunto. C'era un festival della letteratura, dico, mandiamo uno in carcere a parlare del carcere, vabbè. E quindi arrivo lì, davanti al portone del carcere, c'è una ventina, trentina di persone. Ah, Scagno, sei venuto? Dico, perché fate? E siamo qui per la presentazione. Dico, ma la faccio dentro? Appunto, tutti contenti che entravano nel carcere, vedevano il carcere. Che dal mio punto di vista è una delle cose migliori che potremmo fare. Cioè, portare quelli che stanno dentro fuori e portare quelli che stanno fuori dentro. No, sono due scatole che non comunicano, che appunto quello che diceva Cipriano Mezzo. Sono due prigioni che, insomma, che tra una e l'altra non c'è la libertà, ma c'è solo ore d'aria. Invece, degli spazi di libertà ci stanno, quindi è il caso che comunichino questi spazi. E anzi, io sarei proprio dell'avviso di non soltanto chiuderli tutti il più velocemente possibile, cioè fare dei carceri più piccoli, cioè fare quello che è stato fatto nella psichiatria, insomma, per la salute mentale, portare tutto sul territorio, fare dei tanti piccoli, come prima, tanti piccoli carceri dove stanno tre detenuti, per dire, no? E quindi quando il carabiniere, il poliziotto, anzi, eliminare proprio questa differenza tra chi arresta, chi è, diciamo, delegato all'arresto e chi è delegato alla gestione del detenuto. No, lo stesso con l'arresto dovrebbe poi vedere dove va a finire il detenuto, tanto per rendersi conto, insomma, che la prima parte del suo lavoro poi determina anche la seconda parte. Anzi, forse dovrebbe essere un'unica persona, un'unica tipologia, anche quello che giudica, capito? Per sapere poi dove finisce, insomma, il suo giudizio. Ma questo non importa, non è, anzi, non sono in grado di fare questo discorso e ho sbagliato a iniziarlo. E una cosa che volevo raccontare è un aneddoto, cioè, arrivo lì e ci sono queste persone. Ah, beh, veniamo a sentire la presentazione. Io non credo non sia proprio possibile, perché entrare in carcere è possibile, insomma, ovviamente, anzi, molti non vorrebbero proprio, però, diciamo, quelli che vogliono entrare in carcere per curiosità di vedere il carcere, non è che arrivano, suonano il campanello, prego signore entri, no? Cioè, insomma, devi fare delle richieste, non è detto che ti diano la possibilità di entrare. Poi anche questo qui, come dire, nella follia di quell'istituzione non sempre è così. Anche a me è capitato, per esempio, una volta in un carcere, un'amica ha detto, andiamo per quel carcere lì perché c'è un teatro, ci potremmo fare una ripresa dello spettacolo. Dico, beh, dobbiamo fare una richiesta. No, la direttrice è un'amica, pronto? Sì, veniamo subito, siamo entrati, abbiamo fatto tutto un giro del carcere. Boh. In questo carcere, per esempio, c'erano dei conigli. C'era uno spazio per i bambini, fortunatamente non c'erano più delle donne detenute con i figli dentro, però gli avevano fatto un piccolo carcere nel carcere dove i bambini con queste reti giocavano ed erano entrati dei conigli. Io chiedevo, dico, ma qualcuno ce l'ha portato? No, non sappiamo come sono entrati, questi conigli dentro. Poi avevano messo degli orologi su ogni piano, c'era un orologio, tipo quelli delle stazioni, però ogni orologio, giuro, questa, cioè, sembra mettere la Kafka, però è vero, insomma, ogni orologio faceva un'ora diversa, quindi tu facevi un piano erano 3:15, ne facevi un altro erano 5:10. Così, però l'istituzione è questa. Cioè, è essenzialmente stupida, capito? Questo la rende violenta, non consapevole della propria violenza. Insomma, vabbè, tutte queste persone dicono, noi dobbiamo entrare. Abbiamo letto, noi c'è un programmone, c'erano tipo 200 cose, presentazione dei libri, e nel programma c'ero anch'io, presentazione nel carcere di a Schiavo Celestini, entrata gratuita. Perché è una folla, oltre che non si può entrare. Ma perché gratuita? Cioè, si va in galera in genere, va sempre gratis, no? Cioè, non è che dici, no, no, adesso pago, voglio andare in carcere, quello più bello. Insomma, vabbè, comunque, fatto sta che salgo il portone, questi entrano, nessuno li ferma, entriamo, poi c'è un cancello, un altro cancello, eccetera, insomma, sono tutti cancelli dentro. Mi viene incontro un'amica che lavora lì dentro e fa Skype, ma chi è sta gente? Mi dice, e dico, lo so, quelli che vorrebbero venire all'incontro, ma non possono entrare, e dico, lo so che non possono, dico, però, non so, magari chiediamo alla direttrice, sì, andiamo. La direttrice ovviamente mi dice, no, non è possibile. Parlo 10 minuti con la direttrice, poi usciamo io e questa amica. Nel frattempo questi, gli agenti di polizia penitenziaria, gli avevano fatto passare il secondo cancello. E c'erano due agenti, uno davanti a una specie di scrittoio alto e un altro apparentemente mummificato a un paio di metri a lui. Così, no? E catatonico, no? Se non proprio mummificato. Ma poi, in questa breve storia, si rivelerà affatto complicata, o comunque risorto
a posteriori. Comunque, e c'era una fila di queste 20-30 persone che andavano allo scrittorio, lasciavano il documento, prendevano la chiave dell'armadietto per riporre la borsa e non entrare con il telefono, tutte queste cose qua, no? E, armi da taglio, da fuoco, fax, gente gira così, insomma. E lui scriveva, che ne so, tipo Mario Rossi, quello il documento AC32-1424, così è entrato ore 13:41, per dire, no? E tutti questi, e poi tutti in fila, il metal detector, per entrare sopra il secondo cancello, fare un percorso, il braccio, la rotonda e poi andare a muovere l'incontro. Vabbè, tutti contenti. Io dico, boh, cioè, la direttrice mi ha detto 10 minuti fa che non posso entrare, però state entrando, figuriamoci, io non dico niente. Dopodiché, finita questa cosa, tutte le persone contente in fila per passare il metal detector per entrare, la guardia, si dice, guarda, la gente alza la testa, no, non quello catatonico, era ancora nelle piramidi egizie, mentre l'altro, quello apparentemente vivo, alza la testa, legge un foglio e dice: hanno possibilità, cioè, di entrare Celestini, Ascanio e un altro, non dico il nome, e tutti gli altri, e noi, voi non avete autorizzazione. E dice, quindi che facciamo? E niente, riprendere il documento, riaprire l'armadietto, e quindi questi sono andati lì, hanno riaperto l'armadietto, hanno ripreso la borsa, hanno ripreso il documento, e gli ha scritto Mario Rossi, il documento AC32-1424, entrata 13:51, uscita 13:58, tipo così, no? E tutti questi sono rimasti un po', che cazzo è successo? Ci hanno fatto entrare solo per arrivare a scrivere. E vanno via, al che risorge il defunto. Io stavo entrando con quell'altro, no? E fa all'altra gente, ma che hai scritto là? E lui dice, l'entrata e l'uscita. E lui dice, ma perché secondo te sono entrati? E hanno iniziato una disquisizione quasi filosofica, se queste persone fossero sufficientemente dentro per non stare fuori o sufficientemente fuori per non stare dentro. Guarda, cioè, questa è l'istituzione, e questa è l'istituzione. Cioè, una persona così veramente può mettere in fila le persone e mandarle alla camera a casa. E questo è il meccanismo potentissimo. Cioè, uno avrebbe detto, no, non posso entrare, avete chiesto alla direttrice. Ma, e qualcuno lo fa, magari qualcuno che ancora sa di mente. E invece no, loro hanno fatto il loro dovere. Nel senso, non hanno sicuramente sbagliato. Non c'è, o forse c'è qualcosa che non funziona, però entrambi hanno fatto il proprio dovere. Loro stavano qua e io li ho schedati. Punto, basta, non si sono posti il problema. Questa è una delle caratteristiche di queste istituzioni totalizzanti. L'altra è una violenza che invece è esplicita, ma non deve essere ripetuta sempre, perché sennò veramente qualcuno si incazza, insomma. No? Se tu ogni volta che esci da casa ti bastono, da un po', come si dice a Roma, sprocchi. Se ti bastono una volta ogni tanto, probabilmente no, insomma. Per esempio, se mai a voi è capitato, io quando sto fermo in automobile al semaforo rosso, c'è fuori il negro che vuole pulirmi il vetro, io scendo e gli do un calcio nelle palle. Pure no, varie volte gli do anche un euro e la pacca sulla spalla. Ma a volte no. Questa volta gli do un bel calcio nelle palle, perché io sono quello lì, dai. Ti ricordi quello lì, dai. Sì. Che a un certo punto si viene a sapere che c'è l'autogrill, non so, forse una rapina, c'è un bel casino, noi stiamo lì, capito, con l'auto, stiamo proprio su quel tratto dell'autostrada, veramente neanche un chilometro. Un attimo stiamo là, che però vaffanculo stanno dall'altra parte, capito? Non nell'autogrill, dalla parte dove stiamo passando noi, stiamo dall'altra parte, che veramente c'è la storia, certe volte ti passa accanto e tu stai dall'altra parte della storia e te la vedi proprio davanti. Tanto sta che quella macchina parcheggiava nell'autogrill, io sono quello che scende con la pistola in mano, io sono quello che monta su un montarozzo di... Che cazzo, veramente in Italia sempre lavori in corso, veramente un paese di merda, le cose veramente vanno male, poi uno dice si lamenta. Io sono quello che sale su questa montagna di robaccia di lavoro in corso, io sono quello che sparo col braccio dritto davanti a me, anzi no, sparato in aria, anzi no, ho inciampato. Poi meno male che non è successo niente, solamente perché poi noi siamo anche professionisti, no? Che la gente ne dica, che siamo un po' fumantini così. Quindi poi siamo ripartiti, arrivederci, grazie. Che poi pure io ho capito, l'ho saputo anch'io che quello è morto, ok? È pure finito sul giornale, ok? Che non finiva mica sul giornale perché era un DJ, dico io, non per dire, tanto per. E c'è finito con nome e cognome. E si è portato dietro anche il nome e cognome mio. Che poi io ho un cognome che veramente la gente fa veramente fatica a ascoltarselo. Sai quanto mi hanno preso per culo da ragazzino, guarda? Cioè, questo è anche uno dei motivi per cui uno, che magari mette la divisa e impara a sparare. Ma non importa, non ne parliamo.
come si dice? Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Zitto, il santo è lui, il martire è lui, io sono il fante. Prendetemi in giro. Ma in galera non ci vado, e sai perché? Perché la divisa non si processa. Io sto fermo al semaforo rosso del mio automobile, fuori c'è il negro che vuole aprirmi il vetro. Io adesso scendo e gli do un calcio nelle palle. No, vabbè, perché? Gli do un euro e una pacca sulla spalla. No! Gli do un bel calcio nelle palle. E lo sai perché? Perché io sono quello lì. Io non guidavo, che poi peraltro ci hanno portato in questa città che a me non mi piace per niente. Mi pare Napoli, che poi manco in Napoli, che poi Napoli mi sta pure più simpatica, guarda, che pure a Napoli ci sta il mare, che lo vedi, qua invece non vedo un cazzo di mare, capito? Che si mangiano pappettamente, che sa d'un cazzo, non è manco cotta, la fanno cruda, la fanno, che a me mi sembra una pappetta, quella per i ragazzini, capito? Che fai, che non c'ho i denti, mi pare pappette, io sono calabrese, mi piace il piccante, guarda un po', che ci hanno detto che fanno un casino, dice, entrano nella zona rossa, ma che cazzo vuoi? Ma fai le manifestazioni a casa tua, ma vai a Roma il sabato pomeriggio a fare le manifestazioni, no? Poi, capito, alle 5 finisce la manifestazione, arrivederci, grazie, le fa lo spritz, no, ti vedi pure il Colosseo, invece no, devi venire qui a rompere il cazzo, che ci hanno detto che ci tirano pure gli aranci con le lamette dentro, il sangue infettato, dice che c'hanno le Molotov, che poi dico io, apro e chiudo parentesi, che se non ce le portavamo noi le Molotov lì, col cazzo che ce le trovavamo, ma è una legge, è normale, succede la stessa cosa a casa di ognuno di noi, che torni a casa la sera e dici il frigo è vuoto, coglione, se non ci hai messo niente non ci trovi niente. Che pensi, che sei uscito dal frigo la vuota e poi ci trovi un chilo di mozzarella? Ma tu stai che stiamo lì, come li chiami il Defender? Come li chiami il Gippone? A un certo punto stiamo mezzi incastrati, c'è un casino, la gente urla. Mi trovo questo con l'estintore in mano. Che lì per lì penso, ma dove cazzo l'hai trovato l'estintore? Ma che vai in giro con l'estintore in tasca? Ma chi sei, Eta Beta? Mi dispiace che gli ho sparato, va bene? Scusa. Ma come si dice nei film western? Quando l'uomo col fucile incontra l'uomo con la pistola è un uomo morto. E allora tu fai il cambio se sei capace. Cioè, il cambio del fucile del film con la pistola mia e della pistola del film con l'estintore di quello. Quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo con l'estintore è un uomo morto. Che poi per dire manco era proprio un uomo, insomma era un ragazzo, però tanto funziona lo stesso. Che poi, alla fine guarda, a parte il fatto che non sono andato in galera ci mancherebbe manco a pensarsi, ma non è questo il problema. No? E che poi mi hanno pure portato in giro. Cioè, sono andato anche nei convegni a parlare, capito? Insieme a quello che era stato sulla Luna, quello che era stato dal Grande Fratello, io ero quello che ha ammazzato i ragazzi di Genova. Ma mi senti come parlo? Una volta, cioè, mica parlavo in questa maniera. A fare esercizio, alla fine, è come sparare. Diventi bravo comunque, capito? E comunque la commissione parlamentare non c'è stata. E lo sai perché? Perché la divisa non si è processa. Io sto fermo nella mia automobile, al semaforo rosso, fuori c'è il negro che vuole aprirmi il vetro, io scendo e gli do un calcio nelle palle. Ma gli do un euro e una pacca sulla spalla. Anzi no, gli do un bel calcio nelle palle. Perché io sono quello lì, dai, sono l'americano quello che ha sparato a quello dei servizi segreti. Ti ricordi quello là? Che poi tu dici, vabbè, servizi segreti italiani è sempre la divisa. Allora, numero uno, io in divisa nelle fotografie sul giornale non ce l'ho mai visto, sempre col cravattino e con i baffi, prima cosa. Numero due, c'è divisa e divisa, una cosa è l'America e una cosa è l'Italia, ecco. E comunque neanche io sono andato sotto processo. No, io sono quello che faceva il cowboy al Cernisse. Quanto ne abbiamo tirati giù? Dicevo, vabbè, quello è un incidente. Vabbè, certo, se è un incidente, è un incidente. No. Io sono uno di quei quattro, c'era pure una femmina. Femmina, non so quello che è. Quello lì è un ragazzo, ma vaffanculo, Ferrara, la città, una noia. Trovi uno che sprocca, poi ti chiama un spillo di merda, magari. Capito? Che siamo andati in galera? Sì, noi siamo andati in galera. In certi casi si processa, ma lei si è fatta 4 mesi, noi 6, siamo usciti tra gli applausi, capito? È vero o no? Oppure no, io sono quello che fa i bombardamenti quelli chirurgici, no? Però abbiamo beccato la scuola, un ponte, e vabbè cazzo, cioè, si Jugoslavia fanno tutti uguali, ponti, scuole, caserne, sembra tutto uguale, cioè, perché devo studiare geografia? Non ho capito, io ho fatto un altro lavoro, no, io sono quello della bomba atomica. Io posso essere anche peggio. E comunque poi alla fine te lo dimentichi. E se te lo ricordi, vediamo un po', quello lì, il tifoso della Lazio, quello che è morto di domenica mattina, gli hanno sparato, quello là, ci hai fatto caso a quello che è successo? Se ne sono accorti tutti di quella cosa là, So se te lo ricordi, se lo ricordano tutti. È successo un casino quel giorno, la sera hanno assaltato le caserme. Sergio, guarda se c'è, cioè in Italia, questo porco paese, la rivoluzione la fanno i tifosi della Lazio. E la settimana dopo, te lo sei ricordato? Cazzo. Saltare il campionato. Ma mi vuoi spiegare perché deve saltare il campionato per uno che è morto? E la settimana che hai fatto quel giorno che saltava il campionato? Italiano, che hai fatto senza il campionato? Sei andato in pizzeria, che non fanno manco più fumare in pizzeria, era un po' che non andai in pizzeria.
E al cinema? Manco al cinema fanno fumare. Allora vaffanculo, ce la vedete con noi. Ci togliete il calcio, non ci fate fumare. Ti sei messo a casa con la pizza nel cartone, una stecca di sigarette e passa la paura. E la settimana dopo? E la settimana dopo ci hai fatto caso lo stesso. Perché è acceso per vedere la partita e un minuto di silenzio. Ma quando finisce sta storia di Cristo morto? E sono piene le autostrade di gente che muore e sa produsere. Quello è morto la domenica mattina, sarà morto di tanto. Ma fammi vedere la partita, tutti go. E poi te lo sei scordato. Mica puoi vivere per l'ora, no? Io sto fermo, con la mia automobile a semaforo rosso. Fuori c'è un negro che vuole aprirmi il vetro. Io scendo e gli do un calcio nelle palle, anzi no. Gli do un euro e una pacca sulla spalla. E sai perché? Perché il mondo non è diviso tra buoni e cattivi, dove i buoni sono quelli che danno l'euro e i cattivi sono quelli dei calci nelle palle. Il mondo è un'automobile. Dentro, chi sta dentro decide se dare euro o calcio. Chi sta fuori non decide un cazzo, torna a casa con le palle rotte o con l'euro in tasca. Ed è per questo motivo, e soltanto per questo, che non serve sempre dare calci nelle palle. Basta una volta su 1000, tanto per ricordarti come funziona la storia, tanto per ricordarti come va il mondo.